L'ospedale Cuzzardi di Vittoria va difeso bloccando il depauperamento delle sue eccellenze. Lo sostiene il movimento Sviluppo Ibleo che nel corso di un'assemblea ha dato mandato al vice sindaco Andrea La Rosa e ai consiglieri comunali Daniela Pina e Tonino Motta di avviare tutti i percorsi istituzionali necessari per affiancare l'azione dell'amministrazione comunale a difesa dell'ospedale Ipparino. La scelta di penalizzare chirurgia, afferma il segretario cittadino Raffaele Migliorisi, non è affatto digeribile. Siamo noi che stiamo tutti i giorni a contatto con i cittadini, raccogliendo le loro esigenze e necessità. E per quanto concerne l'aspetto dell'erogazione dei servizi sanitari, i disagi sono numerosi. E adesso, come se non bastasse, si vuole attivare un percorso che, con la scusa della razionalizzazione, punta invece a smantellare uno dei pochi reparti che all'interno dell'ospedale funziona, e non solo in maniera decente, ma garantiva anche situazioni di eccellenza. Contestiamo dunque le scelte alla direzione generale dell'ASP, rimarca Migliorisi, e invitiamo il vice sindaco La Rosa a farsi portavoce delle preoccupazioni del nostro movimento e a interagire con il sindaco Moscato per bloccare sul nascere ogni tentativo di smantellamento del nosocomio Ipparino.